Ehi! Ciao. Ciao. Ciao, Ciao, buonasera a ciao. tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao a tutti, ci Iniziamo. siamo? Ci Buonasera. siamo, Ci Lorri. siamo. Ci siamo, ci siamo. Come ogni volta abbiamo troubles prima della live. Va bene. Dei casini di merda, ecco come si chiamano ste, porca troia. Questo è stato lungo, eh? Questo è stato proprio Mamma un mia. bel casino. Siamo veramente Comunque, in ritardo. vabbè. Mamma Pazienza, va mia. bene. Ci siamo. C'è gente? C'è qualcuno che ci aspetta? C'è. Ma poi noi Ciao lo sappiamo, Lorry. perché può essere Ciao Popita. l'attesa di Pittori senza gloria, l'essenza stessa di Pittori No, senza gloria. basta. Ma avanti. No. Bene, ragazzi, benvenuti. Stasera abbiamo tre ospiti, cioè tre ospiti e tre conduttori. Come è Wow. possibile? C'è il multiverso, no, che ci E fa siamo in cinque, tre questo. ospiti, tre conduttori, siamo in cinque. Esatto. È un nuovo film dell'universo Marvel, no? Può essere. Comunque No, do bene. un bel benvenuto ai nostri ospiti, sono molto contento che siete qui, grazie per la vostra disponibilità. Grazie a te. Grazie. La Dai, smetto, scambiamo quattro, basta. No. facciamo quattro chiacchiere da bar. Esatto. Come al solito ci passiamo un'oretta e mezza a chiacchierare del nostro hobby, delle nostre passioni in miniatura. E questa sera appunto abbiamo ospiti, vabbè, Fausto, Abyssoul con la sua produzione, Cin. abbiamo Jackie con Lilliput Miniatures, che poi ci parlerà della sua prossima produzione, che non è ancora attiva, però è in programmazione. E invece, appunto, li ho messi in quest'ordine proprio per fare una specie di specchio, appunto. Abyssoul, con una tematica molto fantasy, molto, molto definita. Lilliput di Jackie presenterà una linea anch'essa molto definita, però appunto è ancora in via di sviluppo. E invece Giampaolo con Scientific Models ci produce delle cose molto molto particolari, molto realistiche. È Niente, molto allora, fighe, porca molto figo. vacca. Ma guarda, sono contento di questa puntata perché sono tutte e tre cose molto, molto stimolanti, molto interessanti. Piccole produzioni, siete tutti autoproducer praticamente, quindi Garage Kit. esatto, Garage Kit, quindi bellissima questa cosa che la passione ti porta a voler far parte della community in diversi modi. E dai, raccontateci un po' la vostra esperienza, andiamo in ordine. Come si inizia? Cosa si fa per fare la propria produzione? Visto che adesso comunque è molto attiva questa cosa, siete in molti a fare le cosiddette piccole produzioni. Quindi perché, cosa vi ha portato a questo momento e quali sono le aspettative? Vai. Ok, state uscendo, Sì, ci nessuno vuole sta. rispondere. Dai, no, facciamo parlare Jackie, Dai, dai. Fausto. No, Dai, ecco, già io. Paolo, ognuno dice l'altro. Io sono sempre qua di casa, parlo sempre, cazzarola, parlate Esatto. voi. Dai, Jackie, raccontaci un attimo la tua prossima produzione, perché appunto non Esatto. sappiamo, cioè, il Oh, nome. vabbè, prima di iniziare ho già fatto un po' di ricerca di cosa c'è nel mercato di vari produttori e poi essendo un rivenditore, un retailer, quindi conosco già tanti produttori, piccoli studi, scultori, aziende, eccetera. Quindi più o meno tengo in una mente cosa fanno e quindi prima ho fatto questa ricerca e ho scoperto che praticamente su qualcosa basato sulla mitologia orientale, diciamo in generale cinese, coreano, giapponese, forse c'è già qualcosa.
Diciamo su qualcosa asiatica e ancora ce ne sono pochissime cose. Quindi, combinando con la mia esperienza personale, quello che ho letto mentre ero piccolo, ho guardato serie TV, film, cartoni animati, e ho pensato di combinare uno stile di cyberpunk e con una classica mitologia cinese, che è un romanzo scritto circa 500 anni fa. Quindi questa è la mia idea, iniziativa per la mia linea. Ma scusa la domanda, ma nasce quindi dalla voglia di fare qualcosa che non. Cioè, perché dici. Perché hai fatto questa produzione propria? Nel senso, nessuno mi fa le Sì. Sì, miniature che voglio io, me le faccio. Perché piace a me? È così? Ok. poi ho visto anche, vabbè, c'è qualche azienda che fanno già qualche miniatura sullo stile asiatico, ma nel senso, vabbè, Comunque alcuni volevi. sono fatti bene, alcuni sono fatti bene, alcuni invece sono presenti qualche errore di cultura, tipo per esempio di vestito, delle pose di come tenere, per esempio, qualcuno, per esempio, adesso non mi viene in mente chi, per esempio un samurai, però la posa, come tiene la spada, è sbagliata. Ah, Ok. bella questa cosa, Ma interessante, abbiamo qualche foto interessante. da vedere? Abbiamo qualche foto sicuramente, Ancio. Sì, adesso io condivido. Sì, Poi tu, mentre tu mentre condividi, esci appunto, la foto. esci la foto. Pesca. Appunto, ecco, no, questa cosa della tua passione riguardo la parte orientale del mondo, dell'immaginario, e la tua conoscenza. Qui ci stai dimostrando anche delle cose interessanti, perché nella parte storica che abbiamo del nostro settore è molto, molto sentita questa cosa, cioè il fatto di avere non solo i colori, ma anche la posizione, Sì, determinate, il taglio, esatto. le cuciture, tutte queste cose sono sempre molto, molto importanti, no? Perché noi siamo abituati ad utilizzare uno stereotipo, lavorando in miniatura. Che è quello moderno che utilizziamo, stesso concetto del cinema, diciamo, non è sempre tutto realizzato così come era nella realtà storica, ma spesso appunto ci rifacciamo a degli stereotipi che servono a ottenere delle immagini anche più, passami il termine, gradevoli, nel senso che sono più facili da digerire perché sono moderne. E quindi abbiamo un immaginario moderno. Ecco, questa è invece la tua visione di... Raccontaci. Allora, questa praticamente è la Quindi questa è una prima, diciamo, preview. sì. È una preview? È un progetto già in fase di produzione di stampa. Ok. Quindi uscirà tra poco a Però in anteprima. breve. Sì, L'hai già questo. pubblicata in giro? No, questo ancora non l'ho ancora pubblicato, anzi, infatti Allora oggi è abbiamo la lo prima volta. scoop. Allora abbiamo lo Madonna! scoop. Abbiamo lo Sì, scoop. sì. Grande Jackie, Alla faccio grazie. Rugaz, grande. Quindi Grazie, oggi, vabbè, qualcuno ha già visto, di sicuro. grazie. Beh, qualche Sì, particolare si era visto online, no? sì, Era sì, vista sì. la mano. E anche qualche parte, queste code così particolari, molto, molto tecnologiche e anche un po' organiche, diciamo, come struttura. Sì. Anche Molto perché, interessante. scusami, il nome del progetto è? Ecco, Io no. esatto. Allora, il personaggio si chiama Dagi the Nine Tails. E Ok. Dagi la nuova code. Ok, E... quindi No, non il questo qui nome fa del parte. personaggio, il nome del progetto nel complesso, Jackie. Dagi Sempre the lì. Nine Tails. Ok. Ah, ok. Dagi. Spiegami un attimo, questo qui fa parte della mitologia orientale, ma di che parte? Non, mi sono perso sto pezzo.
Allora, questo personaggio cinese. viene da un romanzo cinese, un romanzo mitologico, scritto 500 anni fa, e basato su un evento storico reale che è successo più di 3.000 anni fa. Sì. Praticamente sul libro ha raccontato che ci fu un imperatore che ha bestemmiato la dea durante una cerimonia con una poesia erotica. Quindi, per la punizione, la dea ha mandato questo demone che è un volpe con 9 code, non è quello di Pokémon, ovviamente. E ha mandato questo demone che è un volpe, e poi questo demone trasformò in una bellissima ragazza per corrompere l'imperatore e far cadere il suo impero. Allora, io ho trovato la dicitura Mandalas 3068. Ecco. Seghe, Sì. se Cos'è? l'è, cosa l'è? Allora, io ho preso la parola mandalas Mandalas. perché cioè mandalas è un termine buddismo, vuole dire un insieme di divini. Infatti il libro si chiama La canonizzazione dei dei. Quindi mandalas è un cerchio, insieme di divini, altare, questa roba qua. 3068 ha questo numero ha 2 sensi. Il primo senso che questa mitologia è basata su un evento storico vero di 3068 anni fa. Il secondo Ah, senso che può figo. indicare anno 3068 avanti dopo Cristo, quindi nel futuro. Ok, Figo. Infatti non, in realtà non, vedendo l'immagine uno si immagina un qualcosa di futuribile, però ci sta anche un, appunto parlando di steampunk, ci sta anche Bello. invece un passato tecnologico, quindi Bello. molto, molto interessante questo dualismo, questo aspetto. Bene, 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 sono molto curioso di vedere anche, insomma, anche la produzione. A che punto sei? Come si può dire? Quando più o meno si prevede l'uscita? Allora, la scorsa settimana Matteo di Mindwalk Games, Matteo di Diomede, mi ha detto che finalmente si è riuscito a stampare il prototipo Ah, e ma tu aspetti dopo. Matteo! Sì. Ah, ok, allora va bene. Dopo 2 fallimenti in seguito. Ascolta, mi spieghi un attimo, scusami, la storia di queste 9 code, brevemente. Perché è un demone con 9 code, è un volpe che ha vissuto 1.000 anni, quindi dopo ogni 100 anni cresce una coda. Ah, Fico, bello, ma che bellissimo, figata, bellissimo. bellissimo. E Ma tu senti, come tutte queste spiegazioni poi le troviamo nel kit, vero? Troviamo in qualche modo tutta questa. Oppure ci mandi non so, un No, link. tutta la storia, la spiegazione lo metto sulla descrizione del prodotto sul mio sito, lirico.me.access. Guarda, Perfetto, ti dico una cosa, perfetto. Jackie, se tu metti un bigliettino con un QR code, dove se io lo inquadro, accedo a un video di te che mi spieghi la mitologia cinese del pezzo per 30 minuti, oh, io me lo guarderei tutto. Io Sì, sarei lì a guardarlo tutto, è anche super perché interessante. Sai, adesso mi ha fatto una buona idea, perché prima ho pensato di tipo inserire tipo un bigliettino, una cartellina, un libretto dentro, però considerando che la scatola grande è circa 10x10x7, poi un bigliettino veramente piccolino dentro, e non mi trovavo tanto senso, però mi ha fatto una buona idea, un QR code. Va bene, puoi Va bene, scegliermi di pagarmi o col ci vuole bonifico una o percentuale, con una Jackie, foto nudo. io invece ti rompo i coglioni ancora sul progetto. Spiegami una cosa, l'hai disegnato tu? Cioè, viene da una tua idea? Ti sei rifatto No, un arte esistente? non ho disegnato io, però nel senso ho parlato molto con la ragazza che lo disegna, che fa il concept, quindi gli ho dato Comunque il un sacco concept è di... tuo, diciamo.
concept sulla parola, sulla parola, sulle parole. No, diciamo. Sulla parola, sì, no, no, ma ci sta, okay. Perché ad esempio queste code sono abbastanza particolari, sono sicuramente una parte meccanica da quello che, sì, da quello che vedo qui, sì, mi sembra. Sì, poi, no? poi nella linea abbiamo diviso due gruppi, nel senso nel libro quando si parla dei demoni e nel mio prodotto riporto più qualcosa più meccanica, più cyber, okay. Invece gli esseri umani rimangono come esseri umani. Okay. Qua mi dico, qua vedo una domanda, lo strumento musicale immagino che serva per colpire il, cioè per lo spacca sulla testa al nemico, no? No. Per suonarlo, no, di botte. Doveva mica, esatto, doveva mica che so, far colpo sull'imperatore, sul bestemmiatore. No, no, strumento musicale è semplicemente tutta questa cosa abbiamo studiato da un video di danza. Quindi abbiamo preso questo strumento musicale che è un tipico cinese e si suona come una chitarra, quindi il personaggio abbiamo impostato come una ballerina. Infatti, okay, si vede che ha le piede, che hanno le gambe tutto sollevate. Arrivetto. Molto molto bello. Bene, 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 bel progetto. E ci saranno altre cose ovviamente successivamente, ma non svegliamo nulla in questo momento. Questo è il primo progetto che uscirà e che ovviamente dipingerai anche tu, oltre a, sì, non so se ci saranno box art, eccetera. Box art lo fa Orselli. Oh, Marco Orselli, grande, nostro bravo, ex bravo, ospite. Grande. Bene, 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 molto bene. Siamo molto curiosi di vedere il tutto, sì, prossimamente. Sì, sicuramente, bello, finirà anche in classifica senza gloria, perché ovviamente, sì, avremo, sì, anche modo di farlo gareggiare. Giusto, quando vuoi farlo uscire? Questo mese o il prossimo? Dai, allora, facciamo tremare Marco Orselli. In programmazione, il preordine partirà verso fine di questo mese, quindi non, okay, manca tanto. Capito adesso, Marco? A giorni pubblicherai l'immagine che abbiamo visto adesso, quindi possiamo farlo rientrare in questo, sì, mese, no? Sì, sì. In classifica senza gloria. Va bene, perfetto. Bene, bene, bene. Cosa facciamo? Facciamo vedere altri pezzi di Jackie. Lo presentiamo, tutti lo conoscono, va bene, però intanto facciamo, oppure andiamo in altre produzioni prima e poi facciamo un giro. Ci sono, dai, le foto, guardiamo, dai, sono belle, sì, 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 dai, bei pezzi. Ah, quelli di Jackie, allora vai. Sì, dai. Sì, 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 sempre io, dai, sempre tu, sì, vediamo, vediamo sempre tu, facciamo un'ora e mezza su di te, Jackie, non ti preoccupare. No, perché, ma no, adesso ma no. No, no, facciamo un giretto su Jackie, vediamo un attimo, sì, 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 due o tre robe, non svelare tutto. Io vado, perché no, comunque, come vado due o tre robe? Vabbè, dimmi, perché? Facciamo, intervalliamo un po'. Bravo, ecco, due, bravo, cose, okay, poi, Vabbè, sono tutte le cose vecchie. Ah, beh. Beh, ma, vabbè, dai, che... comunque, Jackie, guarda. Cosa intendi per vecchie? Un anno ci avrà sto pezzo, dai. Sì, questo ha più o meno dipinto l'anno scorso allo stesso momento. Molto bello, me lo ricordo benissimo anche dal vivo. La basetta è un po' così, perché diciamo ambientazione è sempre ancora rimasto uno mio punto debole. Ma no, dai, va bene, ti difendi, direi che è molto, molto, molto interessante. La tua pittura è molto bella, sempre, ne avevamo già parlato, è bellissima questa. E, è sempre, sì, sempre un piacere, appunto. È da poco che dipingi tu, comunque, eh? Più di 6 anni, io ho iniziato a fine più di 5 anni, io ho iniziato a fine di 2016.
poca roba, sì, sì, comunque sono pochi anni, appunto, comunque sei di fresco fresco. Ho visto, scusate, ho visto adesso questo commento, devo mandarlo. Impermeabile allo per Rosselli. Scusate. Comunque, ecco, hai anche già un acquirente, perché c'è il Gobbi, mitico Gobbi, che dice che lo dipingerà di sicuro. Grande, è già il primo acquirente. Comunque, Jacky, al di là di questo, battute così, ti faccio i miei complimenti per la pittura che mi piace tantissimo. E secondo Grazie. Me hai un crescendo di pezzo in pezzo. Secondo me, ma non in tecnica, perché tecnica ce l'hai. Proprio in tuo modo, il tuo modo di uscire, il gusto, di... il sì, gusto. Sì, sì. Ma guarda, io continuo a studiare da altri pittori. Devo dire, a me è influenzato molto gente come Banshee, come Craft World Studios, come David Cowell, diciamo. Quindi, diciamo, per esempio, su questo pezzo qua, la schiena del personaggio, quindi tutta la parte dietro, l'ho proprio studiato dal busto di box art che ha dipinto David. Sì. Okay. Che non ricordo, però comunque mi piace molto, 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 esatto, bello. Esatto, non toglie valore. No, assolutamente. Al lavoro, assolutamente. Devo dire che comunque stai, come diceva Lancio, stai crescendo nel tuo stile, cominci a diventare riconoscibile, per cui questo è un altro punto in più, oltre alla tecnica che vabbè, è molto bella, ma te lo dico sinceramente, va bene, la tecnica deve essere bella, ma ci vuole appunto quel guizzo in più che stai sicuramente dimostrando. Complimenti. Grazie. Guardiamo adesso gli ultimi, visto che ho già da vedere, guardiamo gli ultimi. Questo due è bellissimo. Sì, sì. Questo è bellissimo. L'ho vista dal vivo. Ecco, questo è stato un bel azzardo. Prima di tutto, la miniatura non è facile. Sembra facile, ma non lo è. Vero, vero. Perché ha questa posa molto particolare, quindi diciamo la miniatura ce l'ho già da un bel po', però l'ho tenuto un bel po' di tempo per avere coraggio di toccarlo. Okay. Beh, hai scelto il momento giusto, direi, che è uscita veramente bella. Non so, non ricordo, non si sono viste molte pitture di questo soggetto, perché appunto non è un soggetto semplice, anche se è molto accattivante. Ricordo una versione di qualcuno verde molto bella, ma non ricordo di chi fosse. Di Lan? Sì, non ricordo. Bravo, di Pisastro. Dai, che era di Lan. Ah, può essere, sì, sì. Sì. Beh, devo dire che questa è, la trovo più d'atmosfera, più azzeccata, proprio nella ricerca. Si vede che c'è una ricerca dietro che gli dà il senso giusto. Quindi, molto avatar, sì, come poi... Esatto, sì, infatti avatar. Ho preso una ispirazione da Avatar. E poi è stata la prima volta che io uso così tanto i colori fluorescenti. E devo dire, è una bella bestemmia. Sono tosti. Ci sta, bel lavoro, veramente. Bello. Bene, dai. Allora, andiamo con Giampaolo. Andiamo con Giampaolo, sentiamo dai, cosa ci racconta invece Giampaolo di Scientific Models, che appunto ha questa sua produzione così particolare, anche lui molto ricercata, tanto quanto quella di Jacky, che appunto ha un suo mondo. Giampaolo, dai, raccontaci un po' perché, cioè tu cosa fai in realtà nella vita? Mi dicevi che fai tutt'altro. Ecco. Allora, io nella vita in realtà sono un paleontologo. Quindi attenzione alle cazzate che diciamo, perché... esatto. No, dietro l'angolo. Per tanti anni, vabbè, nella mia vita normalmente allestisco musei e
preparo fossili, dinosauri, piuttosto che, insomma, quello che vedete da Jurassic Park, dai. E il problema era che durante la pandemia io mi sono tagliato le gambe, perché non potendo viaggiare, i musei erano chiusi, io avevo addirittura un contratto con un museo in Giappone che non potevo ottemperare, perché d'altronde se non posso andare, come fai? Certo. E, insomma, è stato, dico, cacchio, già, e tu che puoi fare? È tutto chiuso, e dico, caspita, però tu sai stampare 3D, fai modelli per i musei, proviamo a fare un modello di Darwin. E poi dal modello di Darwin è diventato il modello del medico COVID che abbiamo venduto per il COVID per raccogliere i soldi in beneficenza. Ce l'ho. E da lì ho visto che in praticamente in pochissimi giorni, in 48 ore, abbiamo, questa è la scultura che ha fatto Simone Rasetti per me, e nel giro di 48 ore abbiamo raccolto 3.200 euro, ho detto, cacchio, allora la gente, se la tocchi nell'anima, funziona, cioè se gli racconti qualche cosa che è un loro ricordo, una loro memoria, una loro esperienza, che è un po' quello che succede quando tu vai in un museo. Il museo ti piace perché, che ne so, c'è l'oggetto che ti appassiona piuttosto che la musica che ti ricorda un pensiero, un ricordo, che ne so, ragazzi, andate al bar e l'odore, che ne so, dei popcorn, del cinema. Certo. E allora ho detto, cacchio, sarebbe carino utilizzare i modelli per raccontare delle storie. E visto che normalmente il mercato è fatto di modelli che siano storicamente validi, però il gladiatore è molto distante dai nostri pensieri, da quello che noi siamo. E perché? Perché è un tempo troppo lontano per noi. E invece ho detto, riporto in modello quello che vediamo tutti i giorni, le sensazioni che proviamo tutti i giorni. Banalmente, adesso voi mi state facendo vedere il pescatore, e lì giocano tre fattori. Uno è la faccia di mio zio, perché io, i miei parenti sono dei pescatori, e quindi a me il fatto di ricordare questi parenti che vanno in mare era un sentimento che piaceva. E l'odore della salsedine e il fatto che potevo accomunarlo al vecchio e il mare, infatti tanti mi dicono, ah cacchio, Hemingway, il vecchio e il mare, che bello, e lì ho creato la miniatura. E poi ognuno ci legge quello che vuole, ci trova il suo ricordo, il suo modo di essere, la sua esperienza. E in questo modo io creo le miniature. In realtà io di mestiere leggo tanto, devo studiare tanto, devo. E studiando poi mi appassiono a delle tematiche che il più delle volte possono essere divertenti, possono essere facilmente raccontate, possono portare un quid, un valore aggiunto. La dico, vabbè, allora le provo a realizzare. E poi il mercato mi dice o sì o no. Il medico della peste, chiaramente non è che l'ho fatto casualmente, ha spaccato. Perché? Perché era una tematica molto collegata sia a dove vivo io, a Trieste, che non a caso era la prima, se vogliamo, zona franca di Venezia dove venivano fermate le merci. Non a caso a Trieste c'è via del Lazzaretto Vecchio, via della Peste, ci sono tutta una serie di vie correlate. E in più, insomma, era una figura emblematica durante il periodo pandemico. E devo dire che il medico della peste ha funzionato un bel po'. questo è il medico COVID, sì. Mm-hmm. E hai portato appunto una scultura di Simone Rasetti che non è abituato, diciamo, a lavorare con noi, tra virgolette. Esatto. Quindi molto interessante anche questa cosa, sì. Cioè il fatto di avere uno scultore di una grande scala, di altri scenari, è molto molto bella questa cosa. Questo è l'uomo banana. questo è fighissimo, perché in realtà pochissimi lo conoscono. Lui si chiama il Gentleman di Rae. Se voi digitate Gentleman di Rae, esiste veramente. Cioè, non si sa la sua vera origine. Cioè, nessuno sa quando è stato creato questa prima diving suit. È conservata al museo di Rae in Finlandia ed è stata donata da un capitano di vascello. Sembra un Minions fondamentalmente. Sì. È realmente esistita. E l'anno scorso, o due anni fa, insomma prima del COVID, hanno provato a ricostruirla. La tuta esiste veramente, ma hanno provato a ricostruirla e un pazzo. Si è messo dentro questa tuta e ha provato un'immersione. Effettivamente funzionava. Questa è veramente la prima diving suit della storia. Perché io mi ricordo anche... 1400.
Vai, Perché io mi ricordo anche la versione di Leonardo da Vinci, o mi di ricordo male. Leonardo, esatto. È molto simile, infatti è particolare come strutture e forme diventano per certi tipi di ambienti, cioè dove tu devi operare, tendono a essere molto simili. Infatti è molto simile a quella di Leonardo che aveva quel tubone tipo Snorkis. Che sembrava quasi più un calamaro capovolto a momenti, Esatto, con tutti quei tubi. esatto. Forte, E questa questa. è la figa. Scusate, interrompo, la figata è Vai, vai. che l'operatore, vedete che c'ha quella specie di cerchio intorno alla pancia, quella specie di marsupio, la tuta era tutta fatta di pelle di vacca e l'operatore si ficcava all'interno di quel buco, di quel marsupio, che poi veniva arrotolato e spinto, la pressione dell'acqua spingeva e rendeva stagno la Oh. tuta. Follia, follia, cioè, Pazzesco. erano Sì. veramente coraggiosi. E Ma questo modello qui. sì. E la cosa Dimmi, dimmi. simpatica, scusate, vi interrompo, il modello, io l'ho creato per cavoli miei, mi hanno contattato quelli del museo di RAE chiedendomi se potevano avere una copia, ma certo che la potete avere, ci mancherebbe, cazzo, il modello è vostro, e l'abbiamo dipinta e gliel'abbiamo mandata. Bello. Ma Fantastico. in Che base scala. ai tuoi studi, secondo te da questo personaggio sono stati tirati fuori i Teletubbies? Perché è estremamente uguale. Allora, voi in realtà, sì, è quello che mi piace raccontare con i miei modelli, che in realtà la scienza è estremamente correlata al mondo del fantastico. E adesso non ve lo dico scherzando, Giger, piuttosto che Miyazaki, loro sono appassionatissimi ad esempio di fossili. Il Face Hugg di Alien non è altro che un trilobite. Quando voi vedete i disegni dei costruttori, sono delle tavole anatomiche di trilobiti. Miyazaki è un collezionista di trilobiti. Quando c'è Ponyo, la scogliera, il pesce corazzato, il Sì. Dunkleosaurus, anche i Sì. centopiedi, quelli sono tutti fossili. Che Sì. poi Vabbè, loro adoro. prendono. Adoro i Ti dico io, trilobiti, per quindi. Abyss sono partito dalle tavole di Haeckel. Spero che la pronuncia Esatto. sia giusta. Sì, Però esatto. penso Pensa se ero un appassionato di gnola. Bello, bello, Figo, molto, molto figo. interessante questo. Poi altre Andiamo avanti. foto? Vai, Andiamo vai, avanti, Lancio, andiamo facci avanti. vedere qualcosa. Ecco, Io questa vado, io è un vado. po' più classica. Lei è la Samusenko, perché faccio. Allora, tendenzialmente sarei propenso a fare più donne che uomini come soggetti. Perché? Perché spesso e volentieri, parliamoci chiaro, la donna è un po' stereotipata. Deve essere gnocca, figa e bla bla bla. In realtà io cerco di mettere nei miei soggetti delle vere eroine, cioè persone o donne che nella loro vita hanno, nonostante tutti i casini che avevano, la Samusenko era la prima capocarrista nell'Armata Rossa. Beh, oddio, in questo momento non è il massimo come soggetto, ma questa si è fatta il mazzo, cioè questa ha sfidato proprio. Ma potremmo parlare di Rosina Ferraio, Amelia Earhart, cioè tutte persone che all'epoca erano veramente delle eroine, cioè gente che aveva le donne che avevano le palle quadrate. E mi piace un po' raccontare anche queste storie, cioè Molto portare bello. alla grande attenzione dei soggetti, delle figure che in realtà poi vengono un po' dimenticate per un, non lo so per quale motivo logico, e mi piace raccontarle. Insomma, guardate che tra le tante eroine che ci sono, c'è la Samusenko, che è la prima donna carrista della storia, la prima capocarro, peraltro morta in Bello. maniera eroica. Insomma, e qui, ad esempio, questa è la scultura di Mugin Park, e qui ho unito il 3D, perché la torretta del T-34 è in 3D, mentre lei è stata scolpita a mano, quindi ho fuso tradizionale e digitale. Certo. Bello, E se avete bello, bello. domande Ciao. chiedetemi, che io più facile. Infatti. No, volevo fare solo un ponte tra questa cosa che hai detto appunto della carrista russa, che vabbè, tu dici non è il momento, ma assolutamente no, non ti preoccupare, nel senso abbiamo visto recentemente un'uscita veramente che Madonna! non era il Madonna! momento. Una Cioè, merda, una stiamo merda. parlando, sì, Stencil di con Stencil la con la Z, Z. mamma Che mia. in questi giorni no, non possono uscire queste robe. Capisco la ricerca storica, ma siamo proprio fuori dalla Ma non è concezione. ricerca storica, No, non è no, è proprio chiaramente cattivo ricerca gusto, è storica, proprio è cattivo proprio gusto. Quindi merda, no, merda. merda.
Esatto, questo direi che va più che bene come ambiente in questo momento. Cioè, io poi intanto, non so, gli spagnoli già hanno queste uscite qua. C'era stato il busto di Hitler Orco nel giorno della memoria, c'erano stati i libri dei diorami con l'olocausto, esatto, con i video degli ebrei sterminati e quant'altro. C'è sempre questa... nuance di cattivo gusto spesso, ma porca vacca, ma cazzo, per cui, insomma, vedere che c'è una ricerca storica invece approfondita e dettata da determinate cose invece ha totalmente senso, cioè è proprio bello, quindi insomma continuiamo così. Dice... cioè, è bellissimo anche il fatto che siamo noi italiani a portare avanti, mi permetto, questa parte della ricerca, insomma. Diciamo che quello che mi piace, un po', insomma, Fabrizio lo sa perché abbiamo parlato, è quella di voler dare dei pugni nello stomaco, però non in maniera aggressiva, ma farti dire, ah, cacchio, e questo ad esempio è il papà afghano, no? Noi abbiamo visto quello che è successo in Afghanistan con il ritiro delle truppe, e io non prendo parte del positivo o del negativo di quello che è successo, però ho cercato di raccontare attraverso la scultura quello che fa un padre per portare in salvo il proprio figlio, quindi un valore positivo in una tragedia, no? Certo, certo. Così come la mamma tibetana dovrebbe esprimere, in chi la dipinge, quello che può essere l'amore assoluto di una madre per il proprio figlio, così ho voluto dare anche un controaltare ai papà che spesso vengono dimenticati. C'è quell'immagine di quel fotografo, se non sbaglio turco, che ha fotografato quel papà afgano che tirava su il bambino. Sì. Ecco, sì. Quella era troppo forte. Ho cercato un attimo di remixarla, rendendola un po' più umana. È chiaro che il bambino c'ha il volto incazzato, perché il bambino deve essere incazzato, perché gli viene rubata un po' la sua gioventù, no? la sua vita. E il padre che però lo porta sulle spalle, infatti se vedete il bambino non è piccolo, cioè è un bambino adulto, che però si appoggia a una figura. Insomma, ho provato a raccontarla in questo modo. A volte ci si riesce, a volte no. Poi Mugin come scultore, lui mi segue le mie follie, quindi sai, io gli dico una cosa, lui mi dice, ah, che fico, facciamo sta... mi sono trovato il pazzo che mi segue, quindi quando c'ho il pazzo che mi segue... Però comunque tu in questo breve periodo hai tirato fuori comunque tanta roba, sei riuscito a produrre parecchie cose, devo dire, quindi... Io vado avanti. Sì, vai a girare. Questa è uscita recentemente. Questa è Akiko. Tra l'altro l'avevamo vista sempre nella nostra classifica, scusa se ti interrompo. Sì, vista sempre nella nostra classifica, forse dipinta da Salvatore La Monaca, che ci sta seguendo. Dalla Monaca, grande. Che salutiamo. scherzi a parte. Questa è quella di Roberto. Di Del Cima, sì, esatto. Okay. Qui ad esempio il io vi racconto del perché faccio queste cose, poi voi mi fermate o no. Qui è la scultura è interessante, ma la cosa che in realtà su cui mi sono concentrato, perché io sono un folle, era realizzare l'ombrello. Perché il Wagasa fatto in quel modo, stamparlo in resina è follia. E in più il sistema di apertura dell'ombrello è fotoinciso. Avrò fatto qualcosa tipo 40 prototipi prima di trovare la soluzione. Con la fotoincisione c'è anche la dima per piegarla. Quella roba è piccolissima. Mi piaceva dare l'ombrello è in resina bianca, trasparente, quindi voi potete vederlo contro luce e poter disegnare il fronte retro, perché chiaramente il Wagasa, essendo di carta di riso, certo, dovrebbe darvi la follia, non farei mai più una cosa del genere. Però così non è fatto, potevi mettere infatti io sono rimasto vedendo questa ombrella e mi sono già chiesto mille volte come si è realizzato. Beh, allora la parte centrale dell'ombrello è in stampa 3D che poi ho trasmutato in resina. Però anche lì è un problema, perché essendo molto sottile, se qualcuno di voi stampa in 3D, la tensione del FEP sulla stampa tende a deformartelo. Ho fatto 250 prove, alla 251esima ci sono riuscito. Bravo. Poi mi sono fatto, io ho il laser in casa, mi sono fatto delle dime per provare come potesse essere realizzata la fotoincisione, e successivamente ho creato la fotoincisione. E l'ombrello si assembla in tre pezzi, però dovrebbe sembrare un ombrello vero. Ma è abbastanza fruibile da parte di un modellista standard, o bisogna essere
No, in realtà no, sono tre pezzi, è l'ombrello, il manico e la struttura di ritenzione dell'ombrello. Solo che per me era un problema ingegneristico come realizzare il sistema di chiusura. Sì, il problema era tuo, non dell'utente finale, insomma. Sono un folle, ma mi piace osare per capire dove sono i limiti che riesco a ottenere. Nei miei limiti poi in realtà queste sono delle prove. Quando un museo mi chiede qualcosa di complicato, ho già il know-how per poterglielo riproporre. Non so se mi spiego, però diventa un po' una prova in campo per vedere dove posso arrivare. Il limite è solo un'opportunità. Esatto. Beh, io ci provo. Ma voi non avete idea le follie che creo. Faccio delle robe terribili, bestemmie da tutte le parti. Però ogni tanto riesco. Bello. Dai, andiamo avanti. Ah, questo qua me lo ricordo. Bello, molto bello questo volto. Bello. Questo è il famoso colpo nello stomaco. Questo è uno di quelli che si chiamano i bambini del cobalto. Quelli che ci permettono di accendere i cellulari, di vedere la nostra televisione. Fare la diretta che stiamo facendo. Esatto. E sono fondamentalmente dei fantasmi. E mi piaceva dargli un po' di gloria, come dire, un po'... dire ragazzi guardate che esistono anche loro. Poi quella maglietta in realtà una persona sola me l'ha fatto, che è Lorenzo Evangelista, me l'ha fatta con la maglietta del Barcellona con la scritta UNICEF. È un bel contrasto, è una bella botta nello stomaco. E in più tendo a dirlo perché se qualcuno mi ascolta, per ogni kit venduto 10 euro vanno a una Onlus che opera in Etiopia per costruire una scuola. Quindi in realtà qualcosa prendo, ma qualcosa rido indietro. È un modo che io ho di ragionare, ma insomma mi piace farlo. Ecco. Penso che sia un... Didi, finisci. No, vai, scusami. No, io stavo solo dicendo che tu hai detto che esistono anche loro, non lo sappiamo. Lo sappiamo. Solo che spesso non vogliamo vedere, purtroppo. Sì, o ce ne dimentichiamo troppo spesso, sì, è vero. Esatto. Comunque, sì. No, non mi volevo rattristare. No. No, è molto bello invece vedere che possiamo raccontare, appunto. Che poi per pochi dollari lavorano questi veramente per spiccioli, Però vedete quello che mi piace è il pugno, cioè un pezzo del genere quando lo vedi in una mostra piena di ufficiali, di comandanti, di cazzo, questo è un bel pugno nello stomaco, cioè tra tutti lui esce e quindi gli dai una seconda vita, cioè quell'oggetto diventa quasi il fiore nel cemento, no? E la gente si ferma a guardarlo perché anche se non vuole lo deve guardare, che è un po' quello che dovrebbe fare in generale l'arte, no? L'arte deve suscitare sentimenti, insomma mi piace vederla così. Esatto, dare un messaggio sicuramente qualcosa in più rispetto alla sola raffigurazione. E questo vabbè, il bambino che abbraccia il bufalo d'acqua, sono quelle scene del National Geographic che sono troppo belle. Cioè, è la simbiosi, come prima stavamo parlando di Avatar, questa è la vera simbiosi, i veri elfi della foresta, le vere persone che effettivamente vivono in simbiosi con la natura. E, insomma, andava raccontata. Poi lì su quell'acqua uno, se vuole divertirsi a fare riflessi di luce, può impazzirci. Certo. Mi piace raccontare questo tipo di storia. Ecco, trovo che i soggetti naturali, a loro modo, possano darti quel senso di pace, di benessere, di gioia, che insomma mi fanno star bene. Io questo è il chi di voi ha visto Pomi d'ottone e Manici di scopa? Tutti quanti. È quello del film della Walt Disney. Sì. Bellissima anche la pittura. Di John Chan, i bambini a Londra venivano presi e spostati dalla città e portati nelle campagne. E il problema è che quando venivano spostati, venivano separati dalle famiglie e gli veniva dato un'etichetta, un tag, infatti vengono chiamati tag kids, in cui ci veniva annotato nome, cognome e la famiglia. Chiaramente durante la guerra sti disgraziati di ragazzini lo perdevano l'etichetta e quindi poi dopo la guerra ci sono stati, infatti qui vedete bene l'etichetta, e venivano, come dire, abbandonati, che tutta una serie di
passate generazioni che non avevano più né genitori né parenti. E insomma, mi piaceva raccontare la storia dei tag kids, dei ragazzini dell'etichetta gialla. E poi, vabbè, l'innocenza del dito nel naso. Insomma, poi abbiamo cercato anche di raffigurare. Quando studio un soggetto, cerco sempre di controbilanciare il difficile messaggio che il soggetto ha con qualcosa di molto, molto simpatico, no? Un bambino piccolo è incosciente di quello che gli sta succedendo e che fa, e si ficca un dito nel naso. Insomma, era un modo per... E questi sono i ragazzi del cobalto, cioè i ragazzini che con i 10 euro del cobalto vengono aiutati. Bello, cacchio, bello. Complimenti. Guarda, Jump, ti devo fare 7000 applausi, più che altro perché spesso con gli altri due compari, sia in privato, sia forse anche qua in diretta, no? Si parlava dicendo, cazzarola, però perché c'è tutta questa abbondanza di miniature fantasy e così poco movimento nello storico? Porca vacca! Ma soprattutto anche il discorso, una cosa che mi sta molto a cuore, è proprio la ricerca del contemporaneo, cioè ho sempre detto che è un settore che manca. Che cacchio, già invece i tuoi pezzi è beccato in pieno. Sono proprio il nuovo storico, tra virgolette, no? Che si allontana da tutta quella moltitudine di napoleonici, templari, cioè, bellissimi, per carità, bellissimi. Certo, bellissimi. Sì, no, io non sarei nemmeno in grado, dico la verità. Però sono cose diverse, Sì, però è sempre storia, Lancio, è sempre storia. Fa sempre sì, ma chi fa figurinismo storico legato alla militare, perché è una passione sulla storia militare. Certo. C'è poco da fare. Ok, figurinismo militare, dicendo, ok. Però non sto dicendo che non ci devono essere l'uno e l'altro, sto dicendo chi fa miniature storiche legate al mondo militare perché è appassionato di un'ufologia americana. Assolutamente, no, va bene. Però era da un po'... È giusto che prima di Giampaolo che non si vedeva così bel movimento di freschezza all'interno dello storico tutto. Poi c'è lo storico militare. Diciamo che adesso c'è anche forse una ricerca. Giampaolo ci sta dando un po' di messaggi che c'è anche la voglia di esplorare più soggetti contemporanei, più... Sì, io spero che ci siano altre... C'è altro. Cioè, è una parte del settore che sicuramente dà stimoli. Cioè, spero che funzioni a Giampaolo questa produzione, perché spero che altri si allineino. Sì, mi viene in mente a me, ad esempio, che qualche anno fa c'era un Van Gies che ti presentava con Frank Zappa. Esatto. Ti presentava un cormorano forse invischiato nel petrolio. Sì, però sono pezzi unici quelli. Esatto, quello, sì. Sono pezzi prodotti. È vero, pezzi unici. È un conto la produzione che dà un segnale al settore, ma proprio adesso si usa questa parola che è un po' brutta, per educare, no? Invece è semplicemente per dare la possibilità di fare anche altre cose. Certo. Non c'è niente da educare, ognuno è liberissimo di scegliersi la propria uniforme da dipingere piuttosto che appunto i ragazzini che raccolgono il cobalto. Per cui... No, ma infatti, scusa se ti interrompo, è quello che dico sempre. Io non mi permetto, peraltro lo sapete, io sono un novizio in questo mondo, quindi non voglio avere la presunzione di dare nulla a nessuno. E mi piace quando qualcuno mi chiama e mi dice, vi racconto una storia molto breve. E ho fatto il papà afghano, c'è un modellista che ha lavorato in Kuwait, in Afghanistan, e mi ha scritto e mi ha comprato il busto e mi fa, ma lo sai che mi ha ricordato il mio periodo in Afghanistan? Ecco, quello è il mio risultato, cioè quello è il sentimento che a me piace quando le riesco a tirare e poi sono le persone stesse che mi scrivono. Oppure c'è una signora che mi ha comprato il busto delle Esule Istriane e mi ha detto assomigliava tanto alla mia nonna. E quando tu gli susciti quel sentimento è fondamentalmente fatto freccia nel suo cuore, certo, no? Bello. Certo, sì. Io questo voglio, non posso pormi come per dire no, adesso faccio, no, ma mai più. No, ma è giusto che uno fai quello che ti senti di fare, giustamente. Esatto. Infatti è molto bello il fatto di avervi qua per vedere proprio gli approcci che comunque sono
sempre legati alla passione, perché ovviamente se siamo qua dentro perché ci muoviamo attraverso la nostra passione, che sia lavoro, che sia secondo lavoro, che sia qualunque altra cosa, solo hobby, è sempre quello il movimento che ci fa star qui appiccicati, quindi veramente, veramente bello. E sentire anche le vostre opinioni a riguardo, secondo me è un aspetto importante, è una cosa importante da dare al pubblico, perché comunque io posso anche andare sul tuo shop e vedere, sui vostri shop e vedere le vostre produzioni, però mi immagino, magari non essendo a conoscenza di determinate realtà o realtà fantastiche o mitologiche, appunto, non riesco a comprenderne l'effettiva figura, appunto. Invece, attraverso questa puntata, speriamo di dare un aiuto a tutti coloro che ci sono imbattuti per sbaglio, ecco, anche quello. Questo è una questo è una Yanomami, questi sono i popoli dell'Amazzonia, chiamato dal primo paleontropologo The Fearsome People. Queste sono popolazioni nomadi. Insomma, sapete tutti la popolazione Yanomami che vive in Amazzonia, che a causa del disboscamento bla 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 vengono praticamente adesso con il Covid questi disgraziati non hanno le difese immunitarie e stanno crepando come le mosche. Ed è una cosa interessantissima, perché loro non praticano agricoltura, a differenza di tutti i popoli che sono coltivatori, ma sono semplicemente cacciatori. Ma loro conoscono moltissimo bene la foresta, e quando le risorse della foresta stanno per terminare, loro si spostano in maniera nomade in un altro settlement, fino a che quelle altre riserve non si ristorano. Ed è fighissimo, perché praticamente loro, nonostante non abbiano mai studiato sul libro che cosa vuol dire ecologia, la applicano in maniera perfetta. Questi sono veramente gli avatar della foresta. Quelli da cui poi Cameron ha preso spunto, e poi hanno sti colori bellissimi, queste pitture tribali. Sono quelli che cacciano con le rane frecce di lancia. Insomma, sono fichi, secondo me sono fichissimi. Fichi sei. Comunque, andiamo avanti a mostrare sempre Giampaolo, poi cambiamo su Abyss. E dopo vai, cambiate. Cioè, mi fa la sola. No, vai. Ancora qualcosina di Giampaolo, vediamolo, dai. Sì, vai, via. Questo che abbiamo visto prima, il papà afgano. Questo qui è questa la Yanomami. Bella. Ma che, se adesso ci bannano il canale Twitch è colpa tua, Eh sì, e questo era quel problema che ti raccontavo prima. Allora scrolliamo. Ah, guarda, scrive la foto. Che bella, cacchio. Bei colori. La mamma di Betana. Sempre John Chan. Sì, sempre Chan, dipinto da John Chan. Maledetto, che bravo che è. Madonna, sì. bellissimi veramente. Questo è uno spettacolo. Sì. Questa è la Klinger Diving Suite. Harry Klinger, 1700, un pazzo. Le protesi ortopediche, la scala antincendio e l'estintore sono stati inventati da questo pazzo psicotico, che doveva trovare una soluzione per pulire le chiglie delle navi nel fiume, e si era inventato la Klinger Diving Suite, una tra le prime tute subacquee della storia, con questo elmetto di ottone, questi pesi. Beh, a me queste robe mi fanno impazzire, sono troppo fighe. Sono totalmente. Ma chi ci ha pensato la prima volta? È quello che mi. È il trisavolo. Voi avete una tavola vuota. Esatto. E questo è il modello che ho preso direttamente proprio dalle sue tavole costruttive. Bellissimo. Che particolare, questo abbiamo visto prima, questa qua è anche molto bella. Però questa per il medico Covid. Questa si rifà alle sulle Istriana. Io vivo a Trieste. Trieste è famosissima, adesso lo sappiamo anche per quello che sta succedendo con gli ucraini, per gli esuli istriani. Esiste un magazzino a Trieste che consiglio a tutti di vedere, che si chiama Magazzino 18. Peraltro Cristicchi ci ha fatto anche un musical in cui sti disgraziati, quando i titini li fecero fondamentalmente scappare dall'Istria e dalla Dalmazia, portarono dietro quello che potevano, e fondamentalmente erano solo sedie, che vennero accumulate tutte in questo Magazzino 18. Siccome Trieste è
particolarmente sensibile all'esodo giuliano dalmata, mi piaceva raccontare questa storia, che poi sono i nostri nonni, quindi è la storia dei nostri nonni. E queste sono le sedie nella masseria. Sono sedie. Che storia. Loro portavano via sedie. L'abbiamo vista prima. No, il dito nel naso, altro... un bel cappero. Un bel caccolone, esatto. Finito. Ma sì, perché poi semplicemente da quel busto lì del bambino, il tag appunto, si toglie il tag volendo, per fare una conversione simpatica, per dire, per togliere la parte drammatica, e divertirti semplicemente con la pittura, togli quella parte e giochi appunto col dito nel naso, tutto lì. Esatto. Il discorso, certo. ci sta. È molto, sì, sì, molto, no, stimolante. Non voglio sembrare un cugno, per carità di Dio, cioè tante miniature sono anche molto più rilassate. Un cugno, il cugno. Ah, il, ok. Cioè, sì. C'è un sacco di miniature, beh, Fabrizio ne ha dipinta una in cui c'è l'uomo dei boschi che va girando con l'accetto sulla schiena, insomma. Bellissimo. Non è nulla di troppo complicato. Molto, molto piacevole da dipingere. Uscirà a breve, vero? O è già online? Dopodomani. Dopodomani, ok. Lo shop sarà attivo dopodomani, bene. Bene, bene. No, quello fa parte anche quello del tuo vissuto, no? Mi dicevi. E tutti i pezzi fanno parte del mio vissuto. Mm-hmm. E io ho lavorato per un anno e mezzo nel Dipartimento degli Stati Uniti in Idaho, e quel busto è nato semplicemente perché io fondamentalmente di mestiere mettevo fuoco alle foreste. Avevo una foresta sperimentale che bruciavo, e poi c'erano i logger, i lumberjack, che venivano a tagliare quello che io preventivamente avevo bruciato. Però io non li vedevo mai, perché chiaramente io facevo il lavoro, tra virgolette, accademico, e poi loro facevano il lavoro ingrato. Un giorno eravamo in questa casetta, proprio una classica casetta in Canada, e ho trovato la pasta de cecco. Ho detto, vabbè, allora fanculo, faccio lo sformato di pasta per tutti. E ho portato sta pasta a sti logger, e mi scese uno con lo zaino, con ste corna di cervo, e dico, ma tu dove vai? Fa, no, ma io vado a cercare white tail deer. Sai quelle comunicazioni assurde che tu dici, ma questo tra la grappa e la... Però era figa la scena, perché c'era un italiano, Terrone, che si mette lì, ti fa la pasta alle lasagne, e questo ti scende con le corna di cervo e l'accetta. Sono quelle scene molto inverosimili, che dico, cacchio, ma io baffalasi non le faccio, poi le racconto, se qualcuno fa ridere, se no rimangono così. Era surreale, era una scena che poi rimane in me, no? E volevo raccontarla, tutto qua. Bello. Ma quindi uscirà un secondo busto di te con la teglia in mano. Sì. Ma potrei raccontarvi di storie, ragazzi, veramente terribili, Cioè terribili, divertenti. Bene. E invece noi adesso cambiamo sul terzo ospite. Abbiamo parlato prima di mitologia cinese in maniera super esatto. figa. Abbiamo parlato poi con Giampaolo di storie in maniera super figa. Ma io che cazzo ci sto a fare? No, dai, non dire così. Ma dai, ci sta. Raccontaci un po' di leggerezza, un po' di, esatto, perché di fantasy mondo, figo, dai. Cioè, perché del tuo mondo? Perché? Va bene, noi ne parliamo perché? Me lo chiedo io anch'io tante volte. Perché? Parliamo in tutte le trasmissioni, per cui lo conosciamo bene. Poi ridondante magari, però va bene, magari se c'è qualche domanda... particolare, comunque non parli mai del tuo progetto, di come è nato, infatti. Quello che vuoi fare, okay, di dove vuoi andare. Va bene, allora Abyssal è nato qualche annetto fa per scelta di voler far qualcosa che venisse apprezzato nel mondo, visto che io, causa lavoro, posso scarsamente viaggiare. Ho detto, perché non faccio qualcosa che viaggia più di me, cioè arrivare dove non posso arrivare fisicamente, ma arrivare con le idee, arrivare con i concetti, no? Con questi spunti, queste storie che nel corso del tempo, nel corso degli anni, grazie anche a diverse persone, quando i Kickstarter ormai, perché non sono più uno solo, ma ci arriviamo, e da lì, passo dopo passo, poi è nato quello che ora comincia a essere una creatura abbastanza importante. Vedete dietro, no? Questo è una specie di
immagini uno a uno di quello che c'è. E niente, nel corso del tempo ho avuto la fortuna di poter collaborare con persone che sono state capaci sia di cambiarmi come forma mentis e sia di arricchire a loro volta, indirettamente o direttamente, quello che è il mondo, la lore di Evisol. C'è una bella immagine anche della mappa, se la becchi. Vale. Ok, qua stiamo... No, scusate, un po' di saluti che sono entrati nuovi utenti, diciamo. Vai, saluta. Abbiamo Matteo, Vincenzo dai, ciao Vincent. Ah, 35 All Brush. Ivan, bella Ivan, lì. Ciao, bella Ivan. Ciao, ciao a tutti ragazzi, bene. Grande. Essere qua. Bello, grazie. Abbiamo già fatto un piccolo, escursus sulla produzione di Jackie, che dopo riprenderemo ovviamente, e anche una parte di Giampaolo, Scientific Models, e adesso abbiamo appena iniziato con Fausto, che ho interrotto. Tant'è che per assurdo, una delle prime cose che ho scelto di fare, a causa di Rapaz, Davide Rapazzini è stato molto importante, fondamentale per una determinata forma mentis che mi ha accompagnato, mi accompagna e mi accompagnerà per il progetto, di avere le idee più chiare possibile anche a lungo termine e cercare di mettercela tutta nel possibile, chiaramente. E una delle prime cose che ho scelto di fare per avere una chiara idea di dove poteva andare a parlare il progetto era avere una mappa disegnata da Fabio Porfiria, spero di non aver cannato. No, giusto. Mitico Fabio, salutiamo, e ci sta seguendo anche lui, ovviamente, assieme a tanti altri. A Salvatore, ai Maneskin. Insieme a tanti altri. Esatto. E Harry Cavill. Harry Cavill, esatto. E la mappa è stata una delle prime cose che ho fatto, incastrando varie mappe, chiaramente ispirata in parte all'Europa, scrivendo del background per ogni città, inutile background, ok? Però serve per avere un'idea più chiara personalmente di dove vai a parare, ok? C'è tutta una lore generale di che cos'è Falassa, che è il nome del mondo, Eurisia, che è il nome del continente, Evisol è il nome del progetto, non c'entra un cacchio alla fine con tutto quanto, però ho scritto anche un pochino di varie divinità, avevo cominciato a scrivere papiri su papiri di città che non serviranno a niente, magari in futuro. Ma non è vero, sì, no. Però servono con tutto quello che stanno facendo su Star Wars, cioè voglio dire, magari ti becchi i diritti, vendi i diritti e tireranno però, il resto. Però serve tantissimo, è servito tantissimo, anche perché all'inizio collaborando con Rapaz, poi lavorando con Mirko Failoni, artista della Madonna, che mi ha insegnato tantissimo. Che ci sta seguendo anche lui, ovviamente. Sì. da che all'inizio Evisol, nella mia ingenuità, no, era un voglio fare una roba figa, prendo questo sogno che ho sempre avuto e cerco di farlo come miniatura, che ci sta, all'inizio ci sta, però poi è stato un ok, andiamo a vedere cosa nella storia non è stato ancora esplorato per bene, andiamo a prendere questi design di armatura, andiamo a prendere questi costumi, andiamo a incastrarli un pochino, andiamo a vedere degli animali di quella ipotetica regione, andiamo a vedere, fino a creare della roba molto figa, che non è nella gallery che si va a vedere, che farà parte di un Kickstarter. Se volete vedere qualcosa, non so se ho messo l'immagine del nano con col ghiottone qua, ma c'è uno schiaccettino molto bello, ma non l'ho messo. Va bene, per chi volesse andarlo a vedere, c'è uno schiaccettino che ha pubblicato Mirko Failoni di una delle robe che stiamo facendo, e questo ho avuto l'onore di poter far fare una scultura alla torre, sogno bagnato dell'infanzia di ogni sì, modellista. Una volta, però l'onore una volta, adesso no, adesso infanzia, no. Infanzia. Infanzia è tanti anni fa,
È stata una figata. Qua, per esempio, è uno dei primi bozzetti del primo personaggio, pieno di incertezze, pieno di... non disegnato da me, chiaramente. Comunque è sempre bello, eh. Questo è uno sketchettino di Andrea Tentori Montalto. Comunque molto bello, sia lo sketch che la realizzazione molto fedele e lo ritrovo comunque nella tua lore, cioè nel Sì, tuo mondo. alla fine tutto torna, no? Sia dai primi passi, Anche questo. nei passi che vanno. Lui che ha gli occhi chiusi, ma tutti vengono con gli occhi aperti, che ha sacrificato i suoi occhi in segno di devozione verso la divinità abissale, che lo ha ringraziato, con questo simpatico demonietto sulle sue spalle che lo guida. È stato figo. Ogni pezzo è molto personale, a volte troppo, a volte meno, ma è come mi piace fare le cose. Questa è una pseudo rappresentazione di quello che nei sogni vedono le persone quando il dio abissale va a fargli visita, tra virgolette. Poi sopra c'è il primo prototipo del packaging. Questo era storico, con la cera lacca, lì ogni scatolina ero lì a timbrare la mano, un lavoraccio che infatti adesso non faccio più. Comunque bello, era bello anche Bella, questo. bellissima questa, sì, Sì, me la questa è ricordo la la prima. prima versione, sì. Comunque, mentre vedo sempre un filo conduttore dei tuoi pezzi per il momento di questi qui che abbiamo visto adesso è il mare. Questo? Sì, all'inizio sì, lui comincia già a traslare un pochino, perché per fare questo pezzo, in parte, a parte che è un po' di anni sul groppone in realtà, non, è uscito adesso, ma io ho una caterva di roba da buttare fuori, causa lavoro non riesco. Fa parte di un po' una via di mezzo tra l'approccio iniziale e l'approccio più maturo che ho avuto con Mirko. Le scatole di adesso spaccano, porco due, sì. Bello anche il messaggio di Memory of Mercury. Non Sì, posso vedere. ha scoperto la community italiana comprando. Lo leggi? Ecco. Ah, sì, ho scoperto la community italiana comprando un numero di Figure Mentor. Lo stai trovandoci l'articolo di Fausto che parlava del capitano. Grazie, grazie, Beh, grazie, belli queste grazie. Mi piccole cose. fa Grazie, piacere, grazie. sì. Perché, Aiutano. per esempio, questo pezzo è stato un po' un pezzo di transizione, sia parte di sogno bagnato dell'infanzia modellistica di Fausto, sia un ok, c'è l'armatura milanese che è estremamente figa, andiamo a vedere che cos'era, andiamo a Ma poi ci mangiarla, sta. Sì. Io digerirla. ho parlato di mare, però in realtà, guardando la cartina, se uno Sì, sta infatti, qui in nel senso. mezzo, ci sta, per carità. Sì, Non... poi nel senso. Poi col Dico. passare del tempo il mare non c'è quasi più. Lì, per esempio, sono delle immagini che avevo fatto fare all'inizio, giusto per quasi da Questo? tenere per me, no? Per visualizzare meglio. E le ha fatte un Certo. artista che veniva seguito da Rapaz, non mi ricordo il nome, mannaggia Bello. me, è australiano. E mi sono servite tutte queste piccole cose, mi sono servite tantissimo, un tassellino alla volta. Questo che era quasi Logo, il parte del Vitruviano di logo. Rapaz, del demonietto Esatto. sulle spalle di Huck. Una I primi tipologia. bozzetti del logo, per esempio, che Una sono cosa che mi divisi. piace, una cosa che mi piace di te è che fai molto andare gli artwork, li fai lavorare tanto, Sì. è molto bello. Io sono Sì. appassionato di illustrazioni, quindi di fumetti, quindi piace molto tutta questa cosa qui. No, Concordo, poi concordo, voi vi concordo. beccate fin troppi dietro le quinte, magari certe volte, Però viene pubblico aiutano. magari. L'artwork è una roba su cui do estrema importanza, sia Sì. perché voglio un prodotto bello da vedere come miniatura, ma anche l'arte per me ha una sua importanza fondamentale. Assolutamente, Qui sono un assolutamente, ma se volete anche a livello. beccarvi. Tutti gli utenti che sono in trasmissione, se volete beccarvi tutte le varie proposte di Faust, tutte le rotture che ci fa tutti i giorni, giustamente, iscrivetevi al pub, ovviamente. Quindi. Esatto, è vero, iscrivetevi al pub. E qua, per esempio, un altro step del bozzetto del logo. È carino qua che parte di questi elementi come le bocche sui lati della testa del polipone o questa sorta di corona
con questa specie di cranio tagliato, no? sulla fronte. Sono tutti elementi che sono stati poi ripresi nel busto che raffigura la divinità che appare in sogno. Quindi alla fine nulla viene scartato, tutto serve sia per avere un'idea più chiara mentalmente di quello che si fa, sia per far crescere, per il mio punto di vista, in maniera più sana quello che stai facendo. Infatti, grazie a tutto quello che è stato fatto in precedenza, pieno di link di dubbia natura da parte di Fausto, come sempre, cioè, no, tutto quello che è stato sviluppato in precedenza. Non c'è nessun dubbio sui link. Sì. Grande Ale, ha fatto una versione fotonica di Hack. Fotonica. Sì, veramente. E, ma facciamo una cosa, va? Lancia, se ti mando l'immagine manda. Io sto scrollando. Ah, ok. Questi sono altri bozzetti di Hack, che all'inizio eravamo partiti da questa idea di tipo sciamano africano enorme con questi occhiali qui, mischiando anche un po' dell'estetica quasi hawaiana, no? Poi tutto ha preso un'altra direzione ancora. Però tutte queste parti di studi sono davvero davvero sempre bello. Sempre belle. E questi sono stati gli studi, i bozzetti iniziali di Rapaz, che come forma mentis di lavoro era un farci tantissime domande, io a lui e lui a me, così entrambi avevamo un'idea più chiara del percorso da fare, cosa che è rimasta per come lavoro adesso. Essenzialmente il procedimento si è evoluto in parte con un bozzetto iniziale fatto da me, che non disegno assolutamente così, io disegno con gli alberi, con le palline di gelato, chiaramente, però scrivo, interpreto quasi, no? Il GDR mi ha fatto da grande scuola per imparare a sviluppare dei personaggi, immedesimarmi. Qua abbiamo un'altra versione delle scatole con dentro una bottiglia di rum che è stata offerta a Monte San Savino ai malcapitati che passavano per il banchetto dell'ultimo monte, che è stato fichissimo avere il banchetto. Ma sai che me lo sono perso il goccio di rum? Porca il goccio di rum è finito in 5 secondi. Una roba allucinante. Bella questa artwork. Bellissimo. Questo fa sempre parte degli art fatti quasi a livello voyeuristico e basta, solo per l'osler rosso colpisce sempre. Colpisce sempre. Basso. Sempre. Fa parte sempre. Ormai qualunque, anche nel 2D ormai. Colpisce sempre. Sì. Allora, che bello, sto beccando bello. Una roba da... che ti mando istantaneamente. Manda perché ho finito, Te l'ho mandata, te l'ho mandata. Così si vede una cosettina del Kickstarterino. Di uno dei due. Questo è stupendo. Ecco, appunto. Allora, non abbiamo parlato di questo aspetto qui. Jackie, tu venderai direttamente o hai in programma di fare un altro tipo di vendita? No, io rivendo direttamente sul mio sito. Tu vendi sul tuo sito? Ah, sì, l'avevi accennato prima. Magari ci sarà qualche progetto di Kickstarter, ma diciamo le prime 4 miniature rivendo direttamente sul mio sito. Ok, mai dire mai, quindi, ok, aspetteremo. E tu Gianpaolo, anche esatto. Tu per adesso stai vendendo tutto online. Vendo tutto dal sito, tranne a settembre, che farò un Kickstarter. Che sarà una cosa devastante. Stranissima. Okay, ma non posso dire devastante, ma strana. Vi dico, ma è quello che credo? È quello che credo? Cioè i busti di noi cinque con le dita nel naso? Esatto. Cazzo! Un successone. Preparati, è un successone. No, coinvolgerà invece... comunque i Neanderthal, dai. Okay, tematica okay. Molto interessante. Per esempio, questa invece abbiamo snocciolato anteprime. Esatto, questo è lo sketchettino, per come lo definisce Mirko, mannaggia sì. A lui. Okay. Infatti. Questo è il suo livello di sketchettino iniziale, ok, di studio di un nano che farà parte di un Kickstarter bello grosso, bello grosso, e
è quasi esemplare per spiegare il processo creativo, no? Lì c'era l'idea di fare il Nano Ranger, accompagnato da un animale. Ok, ma che animale si abbina bene al nano e che non è mai stato usato? Ecco, perché da parte mia c'è un occhio di riguardo sempre verso l'originalità. E ok, il ghiottone rappresenta abbastanza bene quasi il nano, no? Piccolo, resistente, affamato, incazzato col mondo, sempre pronto a far rissa. È un cazzo di nano berserker e non può non accompagnare un cacchio di nano. E per il nano, ok, allora estetica, in questo caso abbiamo scelto di andare sui vestiti storici ucraini, ma aveva anche dato... perché all'inizio avevo abbozzato l'estetica russa, parliamo però di una scelta fatta a dicembre, a gennaio, quindi. Poi abbiamo detto, magari meglio di no, andiamo su altre scelte, mantenendo comunque... Vabbè, comunque al di là del fatto di quello che sta succedendo in Russia, la Russia comunque una storia molto interessante, sì, un bel sì, no, ma era solo per l'aspetto dei vestiti, non c'entra niente poi tutto il resto. Non andiamo a criminalizzare un popolo per la scelta... No, non mi fraintendere, assolutamente no. Era solo che lì abbiamo detto, vabbè, tanto... viene fico in entrambi i modi, per evitare eventuali rotture di cazzo facciamo quello che non ci, che ci garantisce che non avremo rotture di cazzo, perché l'internet non sai mai come cacchio puoi rispondere sulle cose che metti. E una cosa fichissima di Mirko e che mi ha trasmesso è una cazzo di fottuta passione per le armi, cioè lui conosce tutte le armi di tutti i periodi storici, nel nome, nel dettaglio e quant'altro. All'inizio questo nano doveva avere un archibugio, abbastanza classico, no? Quelli da impero, no? Normali, ok? E poi mi fa, cacchio, ma perché non mettiamo un blunderbuss? Ho detto, cos'è sto blunderbuss? Lo fa, che è un fucile che era utilizzato dai cacciatori del XVII-XVIII secolo, che era un fucile a canna corta, leggermente allargata verso la fine come una tromba, usati soprattutto dai cacciatori, che sparano meglio e sono meno pesanti. Cioè, è una cazzata. Ma porca vacca, quanta cura di... Funziona. Non è una cazzata, funziona bene. Sì, è... No, è cazzata nel senso che è un archibugio, cioè è l'arma da fuoco, è una cosa piccola. Però c'è una... cura del dettaglio, c'è cioè una ricerca nel dettaglio quasi ossessiva da parte mia, che mi rallenta le uscite, per carità di Dio, però per fortuna, non essendo il mio primo lavoro, mi va benissimo così. Quindi sto Kickstarter uscirà nel 2042. Uscirà nel 3067, in tempo per Mandalas. Esatto, un anno prima di Mandalas. 3068, usciamo nell'anno di Mandalas. E no, lì... purtroppo, non avendo scelto di farlo esclusivamente con Mirko come artista e con Valerio Terranova come scultore, proprio per dare un pacchetto quasi firmato. Cioè, mi piace l'idea che sia estremamente autoriale, sia dalla parte del director, sia dalla parte del main artist, sia dalla parte del main sculptor. Mi piace questa cosa qua. Chiaramente non posso bloccarli, non posso bloccare Mirko soprattutto, che lavora per la Wizards of the Coast, ha lavorato per Microsoft, ha lavorato per Netflix, cioè è un nome, ahimè, molto richiesto, quindi cerco di bloccarlo il più possibile. Domanda, non so se è scomoda o meno, però è futuro. Parliamo un attimo del futuro, Fausto. Cos'è? Continuerai a fare pezzi singoli in questo modo, cioè di quello che è sempre legato al tuo lore, però comunque sono soggetti singoli, o visto dalla cartina, da tutti gli art, così c'è qualcosa di più? Io te lo dico sempre che secondo me cosa dovresti fare, però... No, assolutamente, no, il Kickstarter, entrambi i Kickstarter saranno un qualcosa di più, non saranno solo... Come entrambi? Miniature. Siamo già due ecco. E sto anche, per fortuna, con artisti diversi, quindi nel senso non mi si vanno a incastrare. E ti dico di più, sto anche pensando che tutto il backlog di uscite che ho, di buttarlo fuori con un Kickstarter. Ecco, però adesso già il terzo.
siamo tutti, no, ma va bene, no, no, ma loro sanno quanta roba c'ho. A me piace moltissimo l'entusiasmo, soprattutto di, sì, di, sì, sì. Fausto, è veramente sempre coinvolgente, per cui veramente ti rinnovo i complimenti, perché comunque la che condivido tra tutti, perché comunque trovo che questa uscita sia molto interessante, cioè il fatto di avervi tutti e tre qua, beh, tu ci sei sempre, per cui sì, non infatti. Cambia molto, però... Però non, ne parla, però avervi... non parla mai del suo progetto. Esatto, non parla mai del suo, quindi comunque è invece a me personalmente tre... interessa. Ma poi mi è piaciuto molto leggere l'entusiasmo che ci mettete nel portare avanti tutto questo discorso, quindi veramente grazie per questa cosa. Ma chiudo sapere parentesi. Appunto, Jackie, torniamo su Jackie, sulla sua pittura sì. mondiale. Anche tu studi le cose come poi, fa Fausto? Un attimo, poi ti mando altri disegni su come te lo mando. Adesso anche a volo. Mandamelo su WhatsApp, se c'hai, dovresti avere il mio numero. Va bene, WhatsApp, no? Va bene. Sì, due disegni su futuri progetti. Ah, bello, un altro progetto. State connessi. Ma appunto chiedevo, Jackie, ma che tu lavori come fa Fausto? Cioè interagisci molto con i tuoi partner di lavoro oppure scegli tutto tu? Aspetta, trovate, Jackie. Scarico, sto scaricando. Dovrei fare un Kickstarter di entusiasmo in bottiglia. Sì, ci sta. Esatto, ci sì. sta. Ci sì, sta. Sì, sì. Mi piace. Quarto Kickstarter. E già vedo la scatola di questa cosa. Sarà ma che belli che sono. No, veramente, comunque, molto, molto, molto stimolante il discorso che state... Probabilmente da domani usciranno altre 50 autoproduzioni, quindi esatto. Preparatevi alla guerra. Non fa... Visto che siamo in periodo di guerra, preparatevi a una guerra Madonna. Più simpatica e più divertente di quella che c'è. Sì, diciamo che la guerra è bella quando è un gioco. Esatto. Noi infatti ci giochiamo sempre, quindi... Che poi guarda, ne approfitto mentre che lancio. Hai già scaricato le foto? Sì, io sto... Ah, ok. Vai, spara. Volevo solo aprire la piccola parentesi. Bellissime, ragazzi, sono bellissime, attenzione. Ostia. Vai, apri la parentesi. No! Figo. E la parentesi non verrà più aperta. Non verrà mai più aperta. Che bello. Figo. Questo di chi è? Chi è l'autore di questo artwork? Allora, la ragazza si chiama Federica e cognome adesso non mi viene in mente. Federica, grazie. Bravissima. No, Federica. Bravo. Ecco, questa è già in fase di scultura e la scultura è Victor Aguila. Questo è in digital, vero? Okay. Sono tutti digital. Molto, molto interessante. Ecco, questo è tra uno dei miei preferiti perché ancora non ho scoperto uno, cioè miniature con cavalcatura abbiamo già tanti, ma mai una cavalcatura meccanica. Quindi ho pensato questo tipo un pantera tutto meccanico. Mi ricorda Kieshan. Esatto, bravo, stavo per dire il cane di Kieshan. Cos'è Kieshan? Flender, bravo. Come è Kieshan? Ma che cazzo no, dici? Un'altra roba da vecchi che conoscete solo voi. Ma vai, va a cagare. Cerca. Vai a cercare il compito. Film anche che è un qualcosa di Kieshan. Sì, 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 sì. Kieshan. Kieshan. Ma che infanzia brutta hai avuto? Ma sei veramente triste la tua cos'è infanzia. Roba? No, questo qua è il Kieshan, che è una razza di cane, no. C'entra un cazzo. No. No, cioè è assurdo, aspetta. No, fammelo vedere adesso. Sì, Kieshan. Ma cos'è? Mia, ma sarà una roba da super Kieshan, Kieshan il ragazzo androide. Ma dai, Madonna! Che è una linea, un disegno con una linea di un'eleganza... Che veramente ma era già nata i Vazzanicchi o non ancora? Massimo, ma che merda!
Ah no, adesso aspetta. Chi è Sharp? Falso, hai perso un sacco di Sleeping 182. Ecco, ti dico una amara verità, meglio perdere i punti qui. Ecco. Ma cos'è sta roba? Ecco. Non peggiorare la situazione. Cos'è? Guarda, Flender, bellissimo. No, guarda che sei su... Sei sulla pagina sbagliata, Lancio. Sei su... Un transfer. Cavolo, sì, ciao. Su... Oddio, ecco. Va bene. Un loop. Aspetta che ce l'ho, da qualche parte. Ecco. Sì, vabbè, ma è un'altra roba tipo Master of Universe lì, quella roba lì. Ah, questo è drammatico, questo è un cartone super drammatico, quindi... Sì, si vede. Era bellissimo, era bellissimo. Guarda che linea, cioè guarda che linea che hanno questi disegni, una roba... Sì. Veramente. Vabbè, torniamo. Vabbè, sì, scusate, torniamo... scusate se ero giovane. Scusate, ma tu non eri neanche nato, forse. Guarda, della gente minchia, è andata via. Del 73 era. Porca dopo quello che hai detto, la gente è andata via. Beh, considera che da noi è arrivato comunque molto, molto dopo. Molto dopo. Vabbè, una decina d'anni dopo. Ah, che bello questo. Urca. Bellissimo. Anche bellissimo. Questo, anche questo è già bello. In fase di scultura, è sempre sconfitto da Vittorio Aguila. Ma cos'era, un condizionatore portatile? Sul pacco? Cos'è? No, è... Cos'è? È una specie di chitarra? Un radiatore? Sì, è un altro strumento musicale. Ah, ok. Dai. Il piffero, cioè, dovevamo dirla, no? No, molto, molto interessante. Allora, io sono. Ma sono c'è anche sempre... scritto strumento musicale, cioè, e calice in whip. In whip. Beh, calice, io sono sempre in dubbio sui soggetti seduti o comunque con pose molto difficili da spostare, ecco, questo è il mio limite, ma per una questione personale, perché cerco sempre di trovare qualche soluzione appunto per personalizzare il figurino eventualmente, e ovviamente quando c'è una struttura che lo contiene diventa leggermente più complicata. Però ho visto uscire delle cose recentemente molto, molto interessanti anche su questo aspetto, quindi sono molto, molto attento a questa scelta. Bello. Allora, io ti posso dare uno spunto su una possibile modifica che puoi fare. Pisellino robotico. Cioè, il pisellino... Memory of Mercury, sì. Prometto che recupererò Kiashan, esatto, sperando di non addormentarmi. Vabbè, ma va caga. Un limite. Me lo recupererò e alla prossima puntata dei Pittori senza Gloria avrai uno sguardo diverso. Avrò una V dorata qua sopra, un cartone me la faccio. Comunque voglio tornare un attimo su Jackie e i suoi progetti artwork. Questi lavori qua, ti affidi completamente a chi fa l'art o interagisci? No, praticamente con... gli do soltanto una idea iniziativa, cosa mettere, per esempio qua, io ho detto calice, io ho fatto qualche immagine di riferimento di una specie di calice che si usa. Ciao Ivan, 3.000 anni fa. E poi anche lo strumento musicale, perché perché nella storia questo è imperatore, è un imperatore, bene, diciamo, da un carattere un po' molto edonismo. Mm-hmm. E quindi dato si gioca con lo strumento musicale calice, poi il resto vi lascio libero. Ho capito. Bello, 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 molto interessante. Sì. Molto, molto interessante anche questo concept. E dicevi che è già in fase di scultura? Questo è già in fase di scultura. Ah, ok. Okay. Sì. Se fosse questo. Se fosse questo qua è già stato. C'erano altre preview? No, basta. Per il momento no, però Mirko me ne sta facendo altri tre. Ok. Giampa?
Se mi dà, lancio il suo numero di WhatsApp in privato, gliela mando subito. Io in realtà ce n'ho una da farvi vedere. Da farvi vedere se volete. Arrivo, 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 arrivo. Se volete. È una cosa un po'. È la tigre di Ferrara, Caterina Sforza. Ah, aspetta, eccola qua. Sì. Ah, ok, sì. Bene, bene. Comunque, O se devo dire volete, però. che... Non... Sì, Sì, no, sì, sì. intanto... Intanto io Arrivo condivido... Stavo con... subito, eh. Vai, facci vedere Vai, qualcosa, vai. intanto lancio, perché comunque devo dire che sei stata molto ricca la puntata. Noi Madonna. siamo partiti lenti, purtroppo, per il solito problema tecnico che ad ogni puntata ci taglia le gambe all'inizio, però comunque Ma siamo potrebbe essere il riusciti. quarto membro dei Pittori Senza Gloria? Esatto, il Il problema tecnico problema è tecnico. il quarto membro di Pittori Intanto Senza rimango. Il famoso quarto membro che doveva apparire. Intanto rimango Esatto. sulla pittura di Jackie, eh? Sì. Arriva, eh? Sì, vai tranquillo. Se ci Allora, vuoi. io intanto vi dico una roba sulle prossime puntate. Abbiamo una programmazione abbastanza fitta Sì. in questa parte del mese, perché saremo giovedì prossimo Sempre di qua a nuovo qua. casa noi Sì, saremo. esatto, sempre a casa. Sì. Giovedì prossimo, che non è domani, ma è della prossima settimana. Esatto. E adesso non ricordo Ce l'ho, eh. esattamente la data, vado a recuperarla. Wow. E giovedì prossimo con una puntata abbastanza scoppiettante. Bella, bella, bella pepata. Sì, perché parleremo del GD. Il GD, Col Nendimo senza gloria, intitolata appunto giovedì 31 marzo, è una puntata speciale dedicata proprio all'evento, perché nel weekend ci sarà il Golden Demon ad L'Adepticon, Adepticon esatto. negli Stati Uniti, e quindi vogliamo proporvi questa cosa. Avremo due ospiti, uno ha già detto di sì, Nulla. e quindi posso già Possiamo dirlo? anticiparvi, sì, posso già Vai. anticiparvi questa cosa, che Chi sarà è? Angelo Di Chello. Già nostro Ullalè! primissimo ospite, Bello, che bello, bello. ritorna Grande in circolo Angelone, da noi. cazzo. Quindi Bello, ringrazio subito bello. Angelo Grande. perché si presta a questa cosa molto divertente. Sarà molto bello cercare le varie foto che usciranno. Saranno ancora poche, ci sarà ancora poco, però sarà molto, molto, molto vivo il. Bellissimo, bellissimo. L'altro Non ospite non si può ancora dire. ha ancora confermato, mi sta chiedendo, siamo in contatto via messaggio. Ma invece si può dire l'appuntamento successivo dei Pittori Senza Esatto, Gloria, che esattamente. Vuoi dirlo tu? Sì. sarà il 7 aprile 2022, ore 21:30, problemi tecnici non Circa, inclusi. permettendo. E ci Col sarà il 20. classificone senza gloria di marzo. Esatto, quando scrivo su Instagram col vento a favore, significa proprio questo, che se c'è il problema tecnico ci sposta un po' Esatto, di che tra programmazione. l'altro questa immagine di Jackie era rientrata In in un un nostro membro. classificone senza gloria, ne ho Esattamente, scelto. Sì, sì, esattamente. sì, sì, sì. E Bello. mi permetto di aggiungere una cosa. È la prima volta che proviamo a fare tre appuntamenti di fila. Tutti e tre estremamente densi di argomento, tutti e tre estremamente importanti. Mi raccomando, siateci. Siateci, Sì. condividete, portate mogli, mariti, nonni, figli, tutti a vedere le live, perché più siamo, più ci divertiamo noi a farle, più vi divertite voi a commentare, seguire e quant'altro, più spunti si riescono a creare e più persone entrano nel Pub Senza Gloria, che conta 70 e qualcosa iscritti. Alessio Fessa joined the group right now, quindi sono 74, ma che stanno vedendo la live sono solo 25, quindi ne mancano quasi 50. E dove sono questi 50? Dovrete andarli a Mano. prendere e costringere a vedere le live per i prossimi 2 giorni. Abbiamo 289 follower su Instagram e quindi li vogliamo tutti. Tutti, tutti li vogliamo, tutti. Oh, bello questo, No, Jackie. sì.
Molto, Questo è bellissimo. bellissimo. Questo è il successivo di quello di precedente. Di questo, sì. Praticamente sono entrambi, ho usato la stessa tecnica, la stessa impostazione di luce su entrambe le miniature. Sì, La prima è stato un po' esperimento, e poi devo dire, il casting di quella miniatura lì è una grande bestemmia, devo dire. Sì, eh. Sì, eh. Poi ti racconto perché mi costringo di fare quell'effetto di acqua, perché dopo che ho finito di montare la miniatura, la base del tronco di albero non finisce sullo stesso livello della base del mantello. In teoria dovrebbe esserci. C'è. Quindi ho bisogno Hai trovato questo di alzare. espediente? Sì, ho bisogno di alzare la base della terra di dove si appoggia il mantello, poi là il tronco rimane più basso, quindi effetto acqua. Cioè, va bene, però è venuto bene, ci sta alla grande. Sì, sì, Ah, sì, 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 sì,
per caso? No, no. Qua niente fluo, qua colori non mai. E okay. Ho giocato un po' di caldo, freddo, più saturo, meno saturo. E sì, qua mi spinto ancora qua, di più. Qua invece già basata sull'esperienza di quello di precedente, invece infatti qua ci ho messo veramente poco tempo a farlo. Bello, bene. Molto bello. Bello. Tu Giampaolo invece hai mai dipinto? Devo essere sincero, no. Okay. No, proprio prima di... non mi ci sono mai buttato. Ok, allora ti aspettiamo a una prossima, a un prossimo corso, un prossimo. Ci organizziamo, dai. Adesso. Beh, di miniature ne hai in casa. Esatto, qualcuna ce l'hai. Certo, quello sì. Ma sono un soggetto un po' strano, un po' fuori dai generis, dai. Mi piace. Sì. Oh, faccio cose un po'. Oh. Caterina Sforza, quindi questa. Sì. Che bella, sì. Che bello che... Di chi è questo? Di chi è l'art? Allora, il disegno è di Luca Vergerio, che è un artista che collabora con me praticamente, non dico H24, ma quasi. E... Ciao Matteo. Ciao. E lei è la versione in giovane di Caterina Sforza, anche chiamata la Tigre di Ferrara, e proprio come doveva essere in gioventù. Viene definita la donna che incantò Leonardo e Botticelli. Giampaolo, su questo dimmi, vai. No, io ho una domanda. L'artista, che non mi ricordo già più il nome, perché Luca. Ok, Luca e o altri collaboratori che ti aiutano nel progetto, sì. Scientific Models vengono, sì, dal tuo lavoro di collaborazione con i musei? Erano persone con cui già collaboravi con i musei? O sì, invece, esatto, sono... Ah, ecco, questo è interessante. Certo, ho tutta una serie di figure professionali che normalmente lavorano con me. Luca, peraltro, dipinge anche miniature. Lui è professore del fumetto a Trieste e lavoriamo ormai da 6 o 7 anni. Insomma, è una struttura rodata. Certo. Io prendo le varie figure professionali che mi servono, collaborano con me, le faccio sedere a un tavolino e creiamo proprio come funziona un'azienda, cioè c'è l'art director, c'è il disegnatore, c'è lo scultore, certo, unisco bello tutto nel frullatore, mischio e caccio il prodotto, questo in soldoni, certo. E questa è la scultura. Eccolo qua. Sempre Mugin Park? No, questo è Ayrat, lo scultore russo. Ok. Ayrat è quello che ha fatto anche il logger, il lumberjack. Ah, ok. Una cosa brevissima, perché la gente inizia a essere stanca, brevissima: tutta la sua armatura, la brigantina, il mantello, non sono frutto di fantasia, ma è una collaborazione che abbiamo fatto con un professore dell'Università di Bologna, che ho preso e gli ho detto: adesso tu mi spieghi per filo e per segno
come doveva essere vestita Caterina Sforza. Madonna. Lui si è andato a pescare in tutti gli archivi tutto quello che lei fece, tra cui una lettera in cui chiese per le sue truppe, se non sbaglio, 100 busti d'arme, bla bla bla, e su quello abbiamo ricostruito tutto quanto. Giampaolo, la spada è esattamente come deve essere. Dimmi, vai, ditemi. Bene. Io ho un'idea per una cosa da farti fare che se si fa, ti giuro, è una figata allucinante. È un altro Kickstarter. Però. È il quinto Kickstarter. No. Con le dita nel naso. E non so se dirla qua e farcela rubare oppure tenercela per no, noi. Dai. Perché... Ma per me allora puoi dirla, tanto, che per altre puntate. Facciamo... Perché non facciamo? Perché non fai qualcosa con l'illustre, il maestro, il mito, il dio sceso in terra, Alessandro Barbero? Se mi ascolta, sì. Io posso fargli delle proposte. Ma guarda, guarda che lui è appassionato di wargame, eh? Quindi magari ti riesce in castra. Chi non ha mai ascoltato almeno un podcast di Barbero ne sa una cifra di Space Marine. Barbero ne sa una cifra di Space Marine e apprezza Kieshan o Kaishan, o come si chiama, bellissimo. Senza Kieshan te li sono di Space Marine. Va no, bene, ragazzi, dai. Ci si saluta. È stata veramente una bella chiacchierata. Bella. Salutiamo tutti i presenti che sono stati veramente dinamici e gentili. Grande. Grande. Salutiamo anche tutto il pubblico che ci ha fatto compagnia. Ci ha seguito. Complimenti per le vostre creazioni. Aspettiamo tutte le nuove uscite. E grazie per aver condiviso così tante preview. Veramente, veramente grazie, è stato veramente bello. E, per cui aspettiamo le prossime novità sui social. Andate, cercate Abyssal, cercate Lilliput Miniatures, cercate Scientific Models. Scientific. E, mentre noi siamo sempre qua. Sempre senza gloria. Senza gloria. Sempre senza gloria, sì. Senza gloria. Ci rivediamo giovedì per il post GD. Ah, tra l'altro, stasera doveva esserci una piccola chicca, ma non è andata in porto perché i ragazzi sono in volo e non sono riusciti a fare la connessione. Quindi, niente. Peccato. Avremo peccato. News non in diretta. Vedremo. Se volete, chiunque voglia raccogliere foto attraverso il pub del GD. Mandarle nel nostro pub di Telegram in modo tale da rendere un po' più ricca la esatto. prossima live. Allora, yes. Aspetta un attimo solo, perché se volete iscrivervi al pub senza gloria, due secondi. Metti Telegram. Bravissimo. Sì, esatto. Volevo mandare. Comunque, nel caso link. Cercate pub senza gloria, il nostro logo è molto, molto simile. Quindi comunque è abbastanza facile da recuperare. Eccoci qua. Così bravissimo. Postato, così c'è sia il canale, se volete avere solo le news di quando iniziano le nostre live senza avere rotture di cazzo, sia il gruppo dove entrare, far cacciara, condividere, parlare. Ogni tanto c'è stato qualche bel bisticcio fuocherellato, sempre costruttivo. È bello, un bel gruppo. Venite. Ed è utile anche per la classifica senza gloria, assolutamente, e per poter chiacchierare anche su i lavori dei partecipanti e d'ora in poi anche lavori scelti casualmente. Se avete voglia di condividere dei lavori, volete sentirci dire qualcosa sulle pitture, sulle cose uscite anche 10 anni fa, su pezzi particolari che vi hanno colpito, siamo sempre disponibili. Assolutamente. Bene, così, ragazzi, grazie a tutti. Ci saluta. Buonanotte, grazie ragazzi. Buonanotte a tutti. Un salutone e buona serata a tutti. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.